Gentili telespettatori di Sport Eleven, siamo qui in diretta dalla Palaquaresima di Cingoli per la gara di Serie A maschile Beretta tra Santarelli Cingoli ed Ego Siena, partita di recupero della 11ª giornata di andata in programma il 14 novembre scorso, che è rinviata poi per gli impegni di Coppa della squadra senese. Tra qualche istante scenderanno in campo le due formazioni della squadra guidata da Sergio Palazzi e da mister Branko Dumnic. Diamo lettura delle formazioni. L'Ego Siena schiera con il numero 7 Bargelli, con il numero 5 Bufoli, con il numero 20 Gaeta, con il numero 6 Galliano, con il numero 23 Guggino, con il numero 10 Casa, con il numero 1 Leban, con il numero 25 Marrocchi, con il numero 19 Nikocevic, con il numero 9 Pasini, con il numero 16 Pavani e con il numero 14 Senesi. In panchina mister Branko Dumnic e il dirigente Bossini. Per la Santarelli Cingoli, con il numero 8 Antic, con il numero 13 Ansaldo, con il numero 2 Vincoletto, con il numero 7 Ciattaglia, con il numero 33 Cirilli, con il numero 23 Evangelisti, con il numero 22 Ferretti, con il numero 6 Garroni, con il numero 20 Gentilozzi, con il numero 3 Iaziri, con il numero 4 Ladakis, con il numero 18 Latini, con il numero 10 Mangoni, con il numero 15 Rotaru, con il numero 19 Capitan Strappini e con il numero 21 Tobaldi. In panchina, insieme a mister Sergio Palazzi, il secondo allenatore Nicola Sanalla e il dirigente Thomas Camperio. A dirigere l'incontro sono stati chiamati i signori Regalia e Greco di Milano. Alla vostra destra in questo primo tempo, in maglia grigia, grigio-nero, pantaloncini neri, la squadra della Ego Siena, e alla vostra sinistra in completo rosso la squadra locale della Santarelli Cingoli. Tutto qui è pronto alla Palaquaresima. Si sta per iniziare, dicevamo, del Siena che sta attraversando un ottimo momento, è attualmente terza in classifica, mentre il Cingoli è sempre invischiato nei bassi fondi della classifica, attualmente occupa il quart'ultimo posto con 7 punti e reduce dalla sconfitta di sabato scorso, una sconfitta un po' deludente da parte della squadra cingolana, che ha perso in quel di Appiano contro la Sparer Eppan dopo aver condotto per larghi tratti la gara, per poi perdere negli ultimi minuti di gioco. Primo possesso palla del Cingoli, che vedete già pronto a centrocampo. La squadra è pronta a battere la palla dell'inizio. Capitan Strappini attende solo il fischio dell'arbitro e si inizia. Primo possesso quindi del Cingoli, che schiera Ansaldo in porta, Garroni alla sinistra, Antice terzino sinistro, pivot Strappini, centrale in questo momento Ladakis, terzino destro Rotaru e all'ala destra Filippo Mangoni. Cingoli che attacca con Ladakis, Rotaru, giro palla con Antic, lo scambio adesso Garroni, ancora Antic, cerca di per Rotaru per Ladakis che va al tiro, e la prima rete con un bel tiro di Manolis Ladakis, prima rete per il Cingoli, tiro che sorprende Leban in porta. Dicevamo del Siena che schiera Leban in porta, Pasini alla sinistra, terzio sinistro Casa, pivot Bargelli, centrale Marrocchi, alla destra Felipe Gaeta e nel ruolo di terzino destro Nikocevic.
Giro palla adesso, il primo attacco e il tiro di Pablo Marrocchi parato da Ansaldo. Riparte subito il Cingoli, velocissimo in contropiede, Rotaru e la rete di Rotaru con un tiro schiacciato alla sinistra, alla destra di Leban. Ancora riparte però Nikocevic, Marrocchi, subito la palla stoppata e riconquistata in difesa dal Cingoli. Ladakis adesso in palleggio per Rotaru, e ancora Rotaru sorprende la difesa del Siena. Inizio scoppiettante per il Cingoli con il primo attacco e poi c'è subito un time out di mister Dumnic. Dopo 1:50 il Cingoli si porta subito sul 3-0 con il primo attacco, poi una palla rubata, due palle rubate in difesa con un'ottima parata di Ansaldo che ha permesso al Cingoli di andare in contropiede con Rotaru e di realizzare due reti consecutive per il 3-0 di questo primo 1:50 di gioco. Giacomo, un parere su queste prime azioni di gioco? Grazie Mirko, sì, è stato un buon inizio da parte della Santarelli che così ha reagito all'ultima sconfitta partendo subito con il turbo. Ottimo l'atteggiamento, ma manca ancora tanto e speriamo comunque che la squadra possa resistere per tutti i 30 minuti e magari, perché no, mantenere questo vantaggio. È dura, ma i ragazzi sono sicuro che ci proveranno. Ma sicuramente è un match durissimo per la Santarelli, anche perché il Siena ha un ottimo organico. Conosciamo tutti Marrocchi, Nikocevic, Gaeta, Casa, e quindi ci sarà da soffrire fino alla fine. Adesso subito risponde con un tiro da fuori Gaeta, l'ala schierato all'ala mancina da mister Dumnic, 3-1 quindi, e adesso va fuori il tiro di Antic, poi sulla lunga contropiede del lungo rilancio di Leban si sono scontrati Gaeta e non sappiamo con chi, se non con Ansaldo, però si era con un Ansaldo in uscita, ma forse con l'altro giocatore del Cingoli che stava rientrando, non so se Antic o Ladakis. Fatto sta che è stato fischiato un fallo a favore della squadra di casa. L'arbitro era lì a pochi metri e ha deciso in questo modo. Vediamo intanto che è entrato subito Davide Giattaglia all'ala sinistra e ha rilevato Garroni. Cingoli adesso con Giattaglia, Antic per Strappini, non riesce il passaggio al pivot e c'è un 9 metri per il Cingoli tra le proteste di Casa. Palla comunque sempre al Cingoli in attacco. Antic adesso che cerca Rotaru, c'è il colpo ricevuto da Rotaru, ma recupera. Aveva recuperato palla la Dakis per Mangoni, ma Mangoni l'ha incredibilmente persa e Nikocevic non si è fatto pregare per andare a realizzare la rete numero 2 per il Siena. ...3-2 dunque, mini break del Siena che è rientrato subito in partita. Adesso il passaggio è ancora un'azione viziata da un fallo in attacco, forse un blocco irregolare, un'invasione del pivot Strappini. Palla dunque ancora al Siena per l'azione, l'ennesimo attacco per il pareggio. 3-2 ancora per il Cingoli. Casa, Bargelli, lo scambio con Nikocevic, Marrocchi. Casa, il tiro è fuori, non tocca Ansaldo, la palla va direttamente sul fondo. Rimessa in gioco dello stesso portiere della Santarelli per la Dakis, subito per Rotaru.
per Antic, il tiro di Antic, questa volta la parata di Leban, ma la palla è in fallo laterale. Palla sempre quindi per il Cingoli, Strappini, Antic, Cingoli che dopo un inizio scoppiettante adesso non riesce a trovare la conclusione giusta, pulita per andare in rete. La Dakis ancora con Antic per Rotaru, buona la difesa del Siena. Rotaru, c'è l'anticipo di Gaeta e Nikočević, contropiede che va a pareggiare subito 3-3. Diverse, e questa volta risponde subito da fuori la Dakis e riporta il Cingoli in avanti a più uno. Marrocchi per casa, la parata sul primo palo di Ansaldo, riparte partita velocissima la Dakis, Rotaru cerca di liberarsi, palla alla Dakis e ancora la Dakis, bella la combinazione di attacco al Cingoli, 5-3, terza rete per la Dakis e 2 per Rotaru, 5-3 Cingoli nelle file del Siena. Fino a questo momento due le reti di Nikočević e una di Felipe Gaeta. Marrocchi, casa, Siena in attacco, Nikočević, lo scambio sempre tra casa, Marrocchi e Nikočević. Bargelli adesso che è uscito, Marrocchi, c'è un blocco irregolare fischiato in attacco al Siena, riparte il Cingoli, Rotaru, la Dakis, Rotaru ancora non riesce a trovare il varco, passaggio a Strappini e questa volta c'è il fallo di casa forse sul capitano del Cingoli e c'è un 7 metri, il primo dell'incontro a favore della squadra di casa. Sulla linea dei 7 metri Antic, c'è la rete di Ivan Antic, 7 metri di Antic che va a realizzare e riporta il Cingoli con un parziale di 3-0. La partita sul più 3, 6-3. C'era stato un primo parziale di 3-0 del Cingoli, poi un contro break del Siena che si era portato in parità e adesso un altro break del Cingoli che si è riportato a più 3. Casa, Nikočević, Gaeta, Bargelli, ancora Felipe Gaeta, il passaggio al pivot intercettato a Strappini, contropiede per Mangoni, la palla è lunga, il lancio di Rotaru poteva essere un ottimo contropiede, così non è stato, perde la palla ancora Marrocchi, ci attaglia per la Dakis e la rete, il tocco di Leban, ma non la può sul tiro potente di Ladakis, riparte, non c'è un attimo di sosta, Marrocchi subito, Nikočević, ancora Marrocchi, poco servita l'ala sinistra Pasini, esce casa, entra il numero 23 nelle file Siena, Guggino, Cristian Guggino, che adesso va in Guggino in posizione terzino sinistro, Marrocchi si sposta al centro, no. Sempre Marrocchi per Pasini e Guggino, parata sul primo palo di Avi Ansaldo, bellissima la parata sulla conclusione di Guggino che aveva trovato, appena entrato aveva trovato un varco tra il primo e il secondo difensore del Cingoli, conclusione potente sul primo palo, ma Ansaldo non si è fatto sorprendere e riparte così il Cingoli in attacco, la Dakis, Antic, scambio tra i due, Rotaru ora, Antic, Ivan Antic e c'è un blocco irregolare fischiato a Strappini, palla al Siena che riparte velocissima, Nikočević da fuori e questa volta Nikočević non si fa pregare e realizza la rete numero 4 per la sua squadra, terza personale. Subito il Cingoli però risponde con la Dakis,
a Rotaru. Adesso il Siena si riassesta in difesa. Cingoli abbassa il ritmo. La Dakis, Antic, ancora Rotaru, Antic, attacco, palla in qualche modo alla Dakis, Rotaru che cerca Mangoni, Mangoni, bella questa azione del Cingoli, e va a realizzare con la sua ala destra Mangoni la prima rete. Gugino ora posizione terzino destro, Marrocchi, Nikocevic ritorna alla posizione centrale, Marrocchi si sposta a terzino sinistro. Marrocchi, Nikocevic, Gugino, ancora lo scambio tra i tre giocatori, Nikocevic, Marrocchi, Marrocchi, Rotaru, e il fallo di Ladakis, 9 metri, Nikocevic, e la parata di Ansaldo, ma c'è un 7 metri, Nikocevic molto, con molta astuzia e molta maestria sui 9 metri, era andato a fare un 1 contro 1 sulla linea dei 6 metri, è stato toccato dal difensore Cingoli, e quindi un 7 metri che si procura, e lo stesso Nikocevic che va a tirare pronto sulla linea dei 7 metri. Intanto entra Gentilozzi in porta e c'è la rete di Nikocevic che accorcia per il Siena. 8-5 il punteggio, partita velocissima, 11 minuti e mezzo di gioco circa, 8-5, esce intanto la Dakis che va a tirare un po' il fiato in panchina, entra Bincoletto e anche Ferretti, adesso il cambio del Cingoli, subito un passi a Bincoletto, riparte il Siena, Nikocevic, Ferretti, la palla all'ala Gaeta, Gugino, Casa, Nikocevic, e c'è lo sfondo di Nikocevic, sfondo subito da Ferretti, riparte il Cingoli, Antic, Antic, Ferretti, forse è toccato all'interno dell'area, la palla va fuori, rimessa per il Siena, adesso per Nikocevic che esce e dà il cambio a Marrocchi che era momentaneamente uscito. Casa, Marrocchi, Gugino, Marrocchi, Gugino con Casa, e il tiro schiacciato di Casa sorprende questa volta Ansaldo, tiro non irresistibile ma è andato comunque dentro, e mini break del Siena che si riporta a meno 2, 8-6, 8-6 Cingoli, Antic ci attaglia che non va al tiro, ancora Antic, Bincoletto, palla a Ferretti, ancora giro palla del Cingoli in attacco che non trova una soluzione, adesso c'è il passivo, Bincoletto, viene fischiato lo sfondo a Bincoletto, la palla battuta però del fallo è in una posizione più arretrata, quindi gli arbitri fanno ripetere, subito Leban per Marrocchi, Casa, Gugino, Casa, Marrocchi. In questo momento Nikocevic, l'ottavo uomo che è in panchina a rifiatare, e Casa che trova un tiro nel 7 lontano da Ansaldo e riporta a meno 1 la palla raccolta da palla contesa, si direbbe a basket, non c'è però il salto a 2, non esiste, la palla è stata data al Siena che si è portato in attacco, il tiro di Gaeta parato da Ansaldo, riparte il Cingoli adesso per Bincoletto e c'è il rigore e la munizione per Gugino su questa incursione da terzino sinistro di Bincoletto.
dicevamo, partita che il Cingoli adesso si era portato sull'8-4 e poi c'è stato il controbreak del Siena che si è riportato a meno 1. Adesso c'è il 7 metri per il Cingoli e c'è Antic che lo va a realizzare. Secondo rigore realizzato da Ivan Antic nel corso della gara. 9-7 Cingoli, siamo a metà di questo primo tempo scoppiettante fatto di break e contro break. Cingoli ora più 2, attacca il Siena, scusate, Marrocchi, Guggino, Bargelli, ancora a casa, uno contro uno di casa, il passaggio all'indietro per Bargelli e c'è la munizione a Cirilli. 9 metri quindi Siena. Marrocchi che va al tiro, incrocia sul palo lontano e va indisturbato a realizzare la prima rete personale della l'ottava per il Siena. Ancora Antic che va subito, risponde a Marrocchi, palla sotto la traversa che poi entra alle spalle di Leban. 10-8 Marrocchi, casa, Guggino, ancora casa, Marrocchi, ancora Guggino, lo scambio sempre con casa, ancora Pablo Marrocchi, ancora lo scambio tra i due, ancora Marrocchi che tenta l'uno contro uno, c'è il bellissimo servizio passaggio a Pasini che va a realizzare la prima rete di questo incontro per lui. 19. E fermata questa azione vincente di che aveva portato alla rete di Cirilli, è stato fischiato prima a 9 metri. Cingoli quindi che riparte, Vincoletto, Ferretti. Adesso Antic, ancora Antic, Ferretti, Ivan Antic, questa volta Leban para, c'è il fallo commesso in difesa dal Siena, palla ancora a Cingoli. Ancora Antic per Vincoletto. Fallo di Guggino, sempre 9 metri per il Cingoli in attacco. Cirilli, Ivan Antic. Non riesce il passaggio a Cirilli. Contropiede Pasini, Bargelli che va a realizzare sopra la testa di Ansaldo. Contropiede micidiale del Siena che va quindi a pareggiare. 17:50 del primo tempo, 10-10 dopo l'8-4 del Cingoli. Siena che rientra prepotentemente in partita. Vincoletto, Ferretti, Antic, ancora Vincoletto, palla persa ancora di Vincoletto. Nikocevic al tiro, parata di Ansaldo. Vincoletto ancora, ancora passi, moltissimi errori in questa fase da parte del Cingoli, soprattutto di Vincoletto che viene richiamato subito da mister Palazzi in panchina. Due o tre azioni di seguito in cui Vincoletto ha commesso degli errori, è stato subito prontamente richiamato in panchina. Rientra Strappini, doppio pivot per il Cingoli, adesso in difesa. Bargelli che non riesce ad intercettare il pallone, riparte il Cingoli. Ferretti. Un altro fischio, un altro fallo del Cingoli e Bargelli che invece riceve bene e va a realizzare il primo vantaggio del Siena.
11-10, adesso il Siena che ha messo la testa avanti. Antic, Bincoletto, Ferretti, ancora in panchina Rotaru e Ladakis. Antic, Bincoletto, Antic, e non riesce il passaggio a Ferretti, riparte il contropiede, viene fischiato lo sfondo a Marrocchi. Antic, Casa, toccata la palla dalla difesa del Siena, palla in fallo laterale al Cingoli, ma questa fase innumerevoli gli errori del Cingoli, veramente troppi contro una squadra come il Siena. Negli ultimi 7-8 minuti il Cingoli non è riuscito a portare un'azione pericolosa. Ladakis fermato da Guggino, ancora adesso Ferretti, passaggio all'ala Ciattaglia che va a realizzare Ciattaglia il suo primo gol, porta il Cingoli in parità 11-11. Il giovane Ciattaglia, classe 2003, fa il suo ingresso in campo anche all'ala sinistra il numero 6 Davide Galliano nelle file del Siena. Intanto Nikocevic, cambio Casa, Marrocchi, ancora Nikocevic e ancora difesa da quella parte che non contrasta Nikocevic, che non ha difficoltà a realizzare ancora il vantaggio, e questa volta Bincoletto riesce finalmente a trovare uno spiraglio tra le maglie del Siena e riporta il Cingoli in parità. Galliano, Nikocevic, Casa, scambio con Marrocchi, sempre Casa, Nikocevic, ancora Casa, Bargelli, Siena ancora in attacco, il giro palla, scambio adesso Marrocchi-Casa, ancora Marrocchi per Nikocevic, Cingoli con la sua solita 6-0, e il passaggio a Bargelli, c'è l'invasione di Bargelli, palla al Cingoli che riparte, Ladakis per Ferretti, sfondo di Ferretti, contropiede di Pasini, e il Cingoli non può permettersi questi errori in attacco da cui scaturiscono veloci contropiedi. E ancora un sottomano di Manolis Ladakis, bellissimo, bellissima questa rete di Ladakis. Parità con questo sottomano di Manolis Ladakis del Cingoli. 13-13, 23 minuti di gioco, 7 al termine di questo primo tempo, scoppiettante al palla quaresima di Cingoli tra Santarelli Cingoli e Ego Siena. Recupero l'11ª giornata di andata del campionato di Serie A Beretta maschile. Casa, Marrocchi, Siena in attacco, ancora il servizio a Nikocevic, ancora lui che trova il varco, Bozidar, Nikocevic riporta il Siena in avanti. Bincoletto adesso, e il fallo di Bargelli che tocca Bincoletto nella impenetrazione, lo tocca al volto e gli arbitri decretano un 7 metri e 2 minuti a Bargelli. Sempre Ivan Antic pronto sulla linea dei 7 metri. Antic ancora va a realizzare il suo terzo rigore, 4 i gol per Antic, 3 su rigore, e va a pareggiare i conti 14-14.
Marrocchi, Casa e l'incontenibile Nikocevic, fino a questo punto vera anima di questa squadra. 6 le reti per lui, quasi il 50% delle reti realizzate dalla sua squadra. Casa, Nikocevic, ancora Casa, Marrocchi, Casa, la difesa, ancora Nikocevic, adesso c'è il passivo, passaggio a Gugino, Antic lo ferma, ancora Nikocevic, la parata questa volta di Ansaldo, recupera la palla Antic, il tiro sotto passivo un po' frettoloso di Nikocevic ha permesso a Ansaldo di intercettare, riparte il Cingoli. Antic, Rotaru adesso che è rientrato in campo, Rotaru ricordiamo non in perfette condizioni fisiche, il passaggio a Cirilli e c'è uno sfondo fischiato a Davide Cirilli, non fortunato Cirilli in questa frangente, palla servita ottimamente al compagno, era libero sui 6 metri, purtroppo a commesso uno sfondo e palla ancora al Siena. Ultimi 5 minuti di gioco di questo primo tempo. Casa in palleggio, fermato da Cirilli e Antic, 9 metri. Gugino per Nikocevic, ancora Casa. Casa. E questa volta Casa va a realizzare alla sinistra di Ansaldo e ancora il più uno del Siena. Intanto esce Bincoletto tra le file della Santarelli Cingoli, rientra la Dakis. Questi ultimi 5 minuti di gioco a Rotaru cerca il passaggio a Cirilli, non riesce, e ancora questi passaggi al pivot che non riescono, producono contropiedi del Siena. All'ala Pasini, la palla uscita, rimessa laterale Ansaldo che rimette la palla in avanti, ma invece di servire il proprio compagno la palla è recuperata da Gugino e riparte il Siena. Ancora una ingenuità da parte della Santarelli per la troppa fretta. Palla ancora quindi giocata in attacco dal Siena. Marrocchi, Casa, Nikocevic che va in posizione di doppio pivot, Marrocchi, adesso Casa, il passaggio all'ala, Gugino che fa invasione, la palla era andata in rete ma c'è stata un'invasione, riparte Cingoli, Rotaru, Ladakis, Antic, viene fischiato uno sfondo a Ivan Antic e palla ancora al Siena. 27-13 di gioco, quindi 2 minuti e 45 secondi al termine. Siena a più uno e palla in mano per un altro attacco. Casa, Marrocchi, ancora lo scambio con Nikocevic, Gugino adesso all'ala destra, Marrocchi, Nikocevic, Marrocchi, Casa, ancora Gugino e la parata di Ansaldo che rimette in gioco sulla Dakis, Rotaru, Antic, la Dakis che non riesce a liberarsi di la palla all'ala adesso per Ciattaglia, la rete di Davide Ciattaglia, ben servito da Ivan Antic. Parità 15-15, 1 minuto e 45 al termine. Gugino all'ala destra da qualche minuto in campo al posto di Gaeta. Casa, scambio Nikocevic, Marrocchi, ancora Casa, Nikocevic, adesso Bargelli. Il Siena che prepara la stazione d'attacco, Casa, e questa volta il tiro incrociato sul secondo palo di Casa, intuito
e deviato sul fondo da Ansaldo che fa ripartire il cingolo. Ancora fischiato, ancora un passi e un'altra palla persa da parte del Cingoli, che in questo primo tempo non riusciamo più a contarle le palle che ha buttato via, veramente tante. Ultimo minuto, ultimi 50 secondi di gioco, palla in mano al Siena, 15-15. Marrocchi, Casa, Nikočević, lo scambio tra i tre, ancora Bargelli, adesso Marrocchi tenta l'attacco, Nikočević all'ala, Guggino che non tira, palla sempre a Nikočević, il passaggio a Bargelli e questa volta a 30 secondi al termine e c'è il time out di mister Palazzi. A 25 secondi dal termine la rete di Bargelli che ha riportato in avanti il Siena di 1, 16-15, quindi ultimo attacco per il Cingoli che proverà a portare l'ultima azione per l'eventuale pareggio. Partita, Giacomo, scoppiettante, partita anche con diversi errori da ambo le parti, ma partita molto veloce. Cosa ne pensi di questo primo tempo, Giacomo? La Santarelli pecca ancora un po' nella gestione del parziale, perché era 8-4, lo ricordiamo, è stata rimontata e poi addirittura in svantaggio. Purtroppo non ci si può permettere di fare errori contro squadre così attrezzate come il Siena, che poi in fase di ripartenza riescono sempre a mettere la palla in gol. Vedremo nel secondo tempo se ci sarà un'inversione di tendenza, comunque sono tanti gli errori da parte delle due squadre. Vedremo soprattutto se le squadre saranno in grado di tenere fino al 60esimo questi ritmi, perché in questo primo tempo sono stati abbastanza elevati. Vedremo nel secondo tempo la condizione fisica delle squadre, se permetterà o meno di ripetere i ritmi e giocare agli stessi livelli di questa prima frazione. Tanto ultima palla per il Cingoli in attacco, Rotaru, Ladakis, Antic, 15 secondi al termine, Rotaru, Cingoli che probabilmente aspetterà gli ultimi secondi per portare l'ultimo tiro, 5 secondi al termine, Antic e il tiro sulla sirena, la parata comunque di Leban. Palla che, se sarebbe finita in rete, forse non sarebbe stata la rete non sarebbe stata convalidata. E finisce qua il primo tempo con il vantaggio di misura della Siena, che conduce per 16-15 dopo essere stata in svantaggio anche di 4 reti sull'8-4 del Cingoli. Ci risentiamo, gentili telespettatori, tra 10 minuti circa per il secondo tempo di questa vincente partita.
Gentili spettatori di Sport Eleven, ben ritrovati qui dalla Pala Quaresima di Cingoli, recupero dell'undicesima giornata di andata del campionato di Serie A Beretta maschile di pallamano tra il Santarelli Cingoli e l'Ego Siena. Siamo tutto pronto, adesso siamo partiti per questo secondo tempo. Prima palla e primo attacco del Siena che ha concluso il primo tempo in vantaggio di una rete, 16-15 per gli ospiti che portano la loro prima azione di attacco con Marrocchi, Casa, Bargelli, ancora lo scambio con Marrocchi, adesso Nikocevic, ancora Pablo Marrocchi per Nico Casa che va a realizzare questa prima rete di questo secondo tempo e il primo doppio vantaggio del Siena. Adesso la Dakis si fa parare un tiro da lontano di Leban e Cingoli che è rientrato in campo un po' non come aveva fatto nel corso del primo tempo in cui si era portato subito sul 3-0, invece in questi primi 59 secondi ha subito un parziale subito di 2-0 firmato Casa Nikocevic che ha proiettato al più 3 del Siena, vantaggio, massimo vantaggio fino a questo punto della squadra senese che si era portata in avanti solamente di una rete. Trova questo break importante, questo inizio di secondo tempo. Mangoni, adesso il Cingoli, la Dakis, Garroni, Iva Antic, scambio con Rotaru, ancora tra i due, Mangoni che non riceve perché Pasini fa buona guardia, il passaggio a Strappini e c'è il rigore. C'è il tocco, la trattenuta da dietro di Casa e Strappini si procura un 7 metri che va a battere come sempre Ivan Antic contro Leban e Antic va a realizzare anche questo rigore. 18-16 Siena che si riporta lentamente in attacco, adesso Casa, Nikocevic, ancora Marrocchi, Casa, Bargelli, Nikocevic, Paolo Marrocchi, Nikocevic, ancora lo scambio tra i due, ancora Nikocevic, il passaggio all'ala per Gugino, poi l'inserimento da terzino destro di Casa, ma la parata di Ansaldo, riparte il Cingoli. La palla all'ala per Garroni, Garroni, il tiro di Garroni su Leban. E Cingoli deve aumentare un po' il ritmo perché è rientrata in campo con modo più blando, modo più di come aveva fatto, dicevamo, nei primi minuti del primo tempo. Marrocchi, Casa, adesso il Siena ancora, Vargelli per Nikocevic, ancora Casa con lo scambio tra Marrocchi, Nikocevic, ancora Marrocchi, Marrocchi, Nikocevic tenta e questa volta c'è la parata di Ansaldo ma la palla è recuperata da Pasini e palla che è ancora in attacco del Siena. Casa uno contro uno con Ivan Antic, il tiro sul palo, Pasini, la parata ancora, doppia parata di Ansaldo. Riparte la Dakis che tentativo di passaggio all'ala Mangoni, non riuscito a parte la Dakis. Vediamo un Dakis un pochettino stanco in queste ultime partite. Ancora Antic, Rotaru tenta l'attacco per la Dakis, e la parata di ancora sul secondo palo, la parata di Leban che ha letto bene il tiro di Ladakis. Bargelli all'ala per Pasini, il tiro basso e lento di Pasini
due minuti in questo momento alla Dakis, ma non sappiamo se sempre su questa ultima azione non abbiamo capito bene il fallo che ha sancito i due minuti per la Dakis. Tanto Pasini va a realizzare ancora il triplo vantaggio per il Siena, 19-16, dicevamo, 3-1 il parziale del secondo tempo. Antic, Rotaru, adesso intanto Bincoletto che ha tentato la penetrazione, fermato al limite dei 6 metri, 9 metri per il Cingoli in attacco, Cingoli in inferiorità numerica. Palazzi opta per l'extra player, porta sguarnita, Bincoletto, questa volta Bincoletto è entrato tra secondo e terzo e ha preso, ha subito un fallo, ancora un 7 metri e i due minuti ci sembra per Marrocchi. Antic, Pavani questa volta para. Palla in tribuna. Cambio di portiere, Pavani ci mette il piede, primo errore dai 7 metri per Ivan Antic, che al quinto rigore fallisce la conclusione per la parata di Pavani, che adesso si riaccomoda in panchina, lascia il posto a Levan. Nikocevic, casa, la parata di Ansaldo, palla recuperata però sempre dal Siena, da Bargelli per Nikocevic, che scambia ancora casa con casa, ancora Nikocevic che va a realizzare sul secondo palo. Nikocevic a tratti incontenibile, Rotaru, Cugino, ancora Antic, e bella la combinazione con Strappini, bello il servizio di Antic per Capitan Strappini, che va a realizzare la sua prima rete dell'incontro e riporta sempre il Cingoli a meno 3. Siena in attacco, Pasini, Bargelli, Nikocevic, casa, passaggio a Bargelli, la parata di Ansaldo, che anche oggi si conferma su ottime percentuali. Rotaru, l'attacco, Antic, Ivan Antic, il tiro deviato dal muro del Siena, palla che finisce alle spalle di Levan. 7 minuti nel secondo tempo, Cingoli a meno 2, 20-18 Siena. Rientra Paolo Marrocchi, quindi parità numerica ora. Marrocchi, casa, Nikocevic, ancora Bargelli, sempre la preparazione per lo schema di attacco, adesso tenta l'uno contro uno, ma il fallo su casa era iniziato prima, quindi prima della sua caduta in aria, e c'è il 9 metri, ma viene chiamato l'intervento per pulire il tappeto di gioco. 20-18 dicevamo per il Siena, che ha concluso il primo tempo in vantaggio di misura 16-15. Vediamo la Dakis in panchina, un po' sottotono oggi il giocatore greco del Cingoli. Nikocevic, casa,
Marrocchi, Margelli ancora, Siena, Nikocevic, Nikocevic, il tiro, la parata, Strappini per Ansaldo, parte Garroni per Mangoni, contropiede il Cingoli, questa volta va a segno con Filippo Mangoni. Cingoli che si riporta sotto meno uno, 20 per chi attacca, 19 per chi difende. Siena, Nikocevic, Marrocchi, Casa, Nikocevic, ancora, adesso tenta l'attacco Marrocchi, il tiro da fuori, il palo, la palla però è recuperata all'ala sinistra da Pasini e ancora il Siena può. C'è questa difesa di Cirilli che recrimina per i due minuti, dice ma non, come se volesse dire non mi sembra un fallo da due minuti, ma non è così per il direttore di gara che decreta la sanzione. Cingoli quindi in inferiorità numerica. Rientra adesso in difesa la Dakis ed esce Rotaru. Cingoli adesso in inferiorità numerica. L'attacco del Siena, Nikocevic, i soliti tre, Nikocevic, Casa, Marrocchi. Ancora Nikocevic per Marrocchi, Casa, la parata ancora di Ansaldo, questa volta con il piede sinistro mette sul fondo, ancora Ansaldo che adesso esce per far entrare Vincoletto. Cingoli in extra player, porta sguarnita, Vincoletto, Antic, Ladakis. Vincoletto ancora, uno contro uno e Vincoletto, Ladakis. Ladakis che riceve un colpo al volto da parte di Guggino. 9 metri del Cingoli. Riparte Antic, Vincoletto, Ladakis. Vincoletto, uno contro uno, Ladakis, Ladakis, il tiro è alto. 2 minuti questa volta a Guggino. Per il fallo su Ladakis, pensiamo. Tiro di Ladakis che termina sopra la traversa. Riparte il Siena. Adesso parità numerica. Sono fuori un giocatore per parte. 10 minuti di gioco. 20 Siena, 19 Cingoli. Qui al Pala Quaresima. Marrocchi, Casa, fermato da Ladakis, ancora Casa per Nikocevic, Casa, Marrocchi, il tiro alto questa volta di Paolo Marrocchi, si perde sul fondo, riparte Ansaldo per Ladakis. Che esce. Rientra anche Vincoletto e Rotaro, quindi Cingoli in parità numerica, mentre al Siena ancora fuori un giocatore, quindi ancora Antic. E questa volta bellissimo il gesto tecnico di Antic, con il palleggio aveva fatto fuori il difensore, poi però altrettanto bella la parata di Leban sul tiro a botta sicura dei 6 metri di Ivan Antic. E nega al croato del Cingoli la rete del pareggio. Marrocchi, Casa, Casa,
questa volta la Dakis voleva uno sfondo, invece c'è una 9 metri, quindi sempre palla in mano alla Siena in attacco. Casa, ancora la Dakis di fronte, Casa che tenta il tiro, palla invece alla Nikogjevic, recuperata poi Marrocchi, ancora Casa, fermato tentativo da parte di Antic, ma sempre Marrocchi. Casa, tiro schiacciato di Casa. C'è l'infortunio ad Ansaldo. Infortunio ad Ansaldo. Purtroppo l'infortunio è grave, lo vediamo subito, gravissimo l'infortunio ad Ansaldo al ginocchio. Non ci voleva questo per il Cingoli. Ansaldo è a terra dolorante. È ricaduto male sul ginocchio, pensiamo Ansaldo. Non abbiamo visto bene la dinamica dell'incidente, perché non sappiamo se ha avuto un leggero contatto con Casa. Ma l'infortunio sembra abbastanza grave. Si sta scaldando Gentilozzi. Ancora tutto fermo qui al Pala Quaresima. Giacomo, cosa ci dici di questi primi 12 minuti? L'inizio del Sant'Andrea di Cingoli è stato molto contratto, con gli ospiti che sono riusciti ad andare addirittura a più 4. Poi piano piano la squadra a unirsi sempre di più, a ritrovare la forma e fino a ritrovare il meno 1. Poi adesso il gol di Casa. Comunque la Santarelli Cingoli resta in partita. Speriamo adesso che il nostro portiere Ansaldo possa essere meno grave del previsto, anche se lo vediamo a terra dolorante. Peccato, perché comunque, come al solito, ha grandi percentuali in difesa, nelle parate. Vediamo ancora che c'è molta apprensione con diversi giocatori attorno al portiere numero 13 della Santarelli. Vediamo, comunque Gentilozzi, Mario è un ottimo sostituto, dimostrato comunque in questi anni di essere un portiere di alto livello. Vediamo adesso questi ultimi 18 minuti cosa riserveranno per la partita. Ansaldo è ancora a terra dolorante. Partita ancora deve purtroppo ancora ferma per consentire i primi soccorsi ad Ansaldo. Viene accompagnato fuori dai sanitari, quindi Ansaldo viene soccorso dal dottore e adesso si riprende con Mario Gentilozzi in porta. Cingoli che in questo secondo tempo ha sempre rincorso l'avversario dopo aver subito un parziale di
2-0 nel primo minuto, si è trovato sotto di 3 e ha sempre rincorso il Siena. Adakis e Antic adesso a Rotaro ancora per l'Adakis, cerca a fondo adesso Antic, Rotaro ancora per Ivan Antic, l'Adakis, la parata di Leban, palla recuperata da Garroni, Cingoli quindi in attacco ancora. Adesso Leban che negli ultimi minuti si sta rivelando l'arma in più del Siena con ottimi interventi. Antic, Rotaru e ancora una parata di Leban sul tiro sul secondo palo, sul palo più lontano di Leban. Marrocchi, Nikocevic, adesso il Siena che rallenta il ritmo. Casa, Marrocchi, ancora Casa, Nikocevic, ancora scambio con Casa, Marrocchi cerca di fermarlo Rotaro, Nikocevic, ancora adesso il giro palla il passivo, Casa e questa volta trova l'angolino lontano, Casa. La Dakis, ancora massimo vantaggio più 3 del Siena. Siamo quasi a metà del secondo tempo. Antic, Rotaro, ancora Rotaro, la Dakis. Tentativo di servizio a Garroni, non è riuscito, fischiato un fallo, Rotaro ancora, Rotaro, Ladakis, è fuori il tiro di Ladakis che dicevamo non è il giocatore abituato, giocatore che eravamo abituati a vedere nelle ultime partite. Adesso c'è una rete ancora di Bargelli, mi sembra, sì, Antic. Momento difficile del Cingoli, adesso forse non fischiato un fallo alla difesa del Siena che con il tiro sopra la traversa di Antic. Momento difficile del Cingoli, 23-19 a metà del secondo tempo. Nikocevic, Marrocchi, ancora Casa, Nikocevic, Marrocchi, passaggio a Bargelli, no, non è riuscito e gli arbitri optano ancora per un 9 metri per il Siena. Bargelli, Nikocevic, Casa, Marrocchi, la parata questa volta di Gentilozzi sul tiro di Nikocevic da lontano. Ladakis, riparte il Cingoli, scambio con Rotaru, poi adesso con Antic e questa volta Strappini libero da 6 metri realizza il 20-23. Ancora meno 3 il Cingoli. Ritmi notevolmente calati in questo secondo tempo. Bargelli, Marrocchi, Nikocevic, Casa, ancora Marrocchi, il passaggio al pivot, il tiro, ancora fischiato un fallo alla difesa del Cingoli, si chiede l'intervento per pulire il fondo. Vediamo che fa
il suo ritorno in panchina a Vienzaldo, accompagnato da un vice allenatore Analla. Nikočević sempre Siena in attacco con Nico Casa, Nikočević, Marrocchi, adesso Bargelli, ancora Marrocchi, Casa, la difesa di Mangoni, sempre però palla del Siena, palla persa adesso, non da, mi sembra da Pasini, riparte il Cingoli, Antic, Ladakis, fallo su Rotaru, 9 metri per il Cingoli. Rotaru che viene fatto accomodare in panchina da Palazzi, entra Ferretti. Cingoli sotto di 3. Ferretti, Ladakis. Scarico su Garroni che non va al tiro, anzi c'è ancora Ladakis, ancora la parata però di Leban, la palla in fallo laterale, sempre Cingoli in attacco, Garroni, Antic, ancora Antic, due minuti adesso a Bargelli per il colpo in viso a Ladakis. Cambio Palazzi, fa uscire Strappini e Ladakis, entrano Cirilli e Bincoletto. Adesso Cingoli in superiorità numerica, deve recuperare tre reti, Rotaru, Antic, Bincoletto, a cui viene fischiato uno sfondo. Sfortunato oggi Giacomo Bincoletto. Gli arbitri fischiano molti falli su di lui, a suo sfavore, scusate. 20 e 23 Cingoli in superiorità numerica, che non riesce però ad approfittarne. Guggino adesso, Pasini, Casa, scambio con Marrocchi, ancora Casa, ancora Nikočević, Marrocchi, Casa. E c'è la rete di Nico Casa. Cingoli in attacco, Antic, 19 minuti di gioco, 11, Cingoli deve forzare i tempi, palla adesso intercettata da Marrocchi e la rete di Marrocchi in contropiede che ha rubato palla ad Antic, ancora Pasini cerca di intercettarla, ancora una palla persa a parte il Cingoli, che non sa approfittare della superiorità numerica, addirittura è andata a subire la rete in contropiede e ancora una palla persa, ancora palla in mano al Siena. 25-20. Questa volta è Guggino che va a realizzare la sua prima rete in questa partita. Adesso è la rete in pallonetto di Garroni, la prima dell'incontro.
Siena sempre in attacco, adesso Bargelli, la parata di Gentilozzi, Cingoli che riparte, però si ferma la Dakis per Rotaru, Mangoni che non che riceve, ma Mangoni a cui sfugge il pallone che va in fallo laterale. Sempre Cingoli, continui i cambi, la Dakis che esce, Antic, Vincoletto. Ancora la Dakis, Ferretti per Vincoletto ancora che cerca l'incursione, questa volta prende rigore. 7 metri. Toccato nel suo 1 contro 1 mentre era in aria. Ancora un cambio sul rigore, entra Pavani, esce Leban. Cambio il portiere a parte il Siena. Antic questa volta realizza, riporta il Cingoli a meno 4 a 8 minuti dal termine. Situazione ancora difficile per la squadra di casa che deve recuperare ben 4 reti. Adesso il Siena chiaramente non ha nessuna intenzione di forzare i ritmi. Nikocevic, Casa, Marrocchi all'ala per Pasini, Bargelli recupera palla al Cingoli, Ladakis per Mangoni, il contropiede di Mangoni che va servito da Ladakis e c'è il time out di mister Branko Dumnic sul 23 a 26 per il Siena, 22 a 45 di gioco, 7 minuti e 15 al termine dell'incontro, Cingoli a meno 3. Come vedi, Giacomo, questo finale di partita? Sarà un finale incandescente perché comunque Cingoli ci proverà fino alla fine, era andato più 6, Siena sembrava che poteva chiudere facilmente la gara, così siete concentrato, infatti Dumnic adesso ha chiamato il time out perché appunto il break di 3-0 aveva riaperto di fatto la partita. Ancora poco più di 7 minuti, tutto, secondo me è tutto ancora aperto, comunque sarà molto difficile per la Santarelli recuperare questo svantaggio, ma la squadra ha dimostrato in questo campionato che può lottare con tutti e con la giusta determinazione può recuperare qualsiasi svantaggio. Adesso vediamo quello che succederà, insomma, Mirko. Grazie Giacomo. Finito il time out, viene richiamato in campo il Siena che aveva ritardato un po' il suo ingresso. Quindi palla al Siena dopo la rete di Mangoni del meno 3 del Cingoli. Siena che si porta lentamente in attacco, Nikocevic, Marrocchi, Casa, Nikocevic, Bargelli, Marrocchi, Casa, all'ala per Gugino. Gugino tutto solo rientra verso la posizione terzino e va a realizzare ancora il più 4. Ladakis, Vincoletto all'ala per Garroni che tira alto, purtroppo sul alto sopra la traversa sul secondo palo. Non sono purtroppo questi gli errori che si può permettere il Cingoli sul meno 4 a 6 minuti dal termine. È rimasto pochissimo tempo. Nikocevic, Marrocchi, Bargelli, ancora Marrocchi, Nikocevic, Marrocchi, Casa, palleggio, tentativo ancora di Casa, il tiro alto questa volta
E c'è il tocco della difesa del Cingoli, l'angolo, Guggino, Marrocchi, ancora Nico Casa, Nikocevic, Casa, e la palla sfugge a Guggino, questa volta riprende Gentilozzi, riparte Ladakis, Bincoletto, scambio tra i due, Ivan Antic, a cui sfugge purtroppo il pallone, ancora un errore del Cingoli, Vargelli, Antic, Nikocevic. Il fallo di Ladakis che tocca a Nikocevic al momento del tiro. C'è un 7 metri per il Siena a poco più di 5 minuti al termine dell'incontro, con il Siena che conduce per 27-23 e Nico Casa sulla linea dei 7 metri. Casa contro Gentilozzi, la finta di Casa e la palla sul palo, riprende il Cingoli. E questa volta c'è il time out di mister Palazzi al 25esimo, 5 minuti al termine. Time out per la squadra di casa. Giacomo, ultimi 5 minuti, impresa difficile per il Cingoli per recuperare il punteggio, troppo il gap di 4 reti. Cosa ne pensi? Del 23-27, perché comunque ha portato un più 4 importante, vedremo faranno la differenza. È tutto ancora da decidere, comunque Siena ha un vantaggio importante, questo sì, a 5 minuti dalla fine. Grazie Giacomo. Le squadre vengono richiamate in campo dopo il time out chiesto da mister Palazzi del Cingoli. 24-59, 5 minuti e un secondo al termine. Cingoli sotto di 4 qui in casa alla Pala Quaresima. Intanto è entrato Ferretti. Lo scambio con Antic, Bincoletto, e Antic che recupera un pallone che sembrava perso. Antic, Bincoletto, non riesce il passaggio ad Antic, Mangoni che va in rete dall'ala. Un'azione un po' difficoltosa, ma alla fine riesce il passaggio. Siena adesso che sta cercando di rallentare il ritmo. 24-27. Il Siena in attacco, sarà importante vedere l'esito di questa azione. Marrocchi, Nikocevic, Bargelli, Casa, Cingoli adesso recupera palla a Cirilli per Garroni. Per Cirilli e contropiede, palla recuperata da Davide Cirilli. E adesso due minuti all'Eban che ha buttato via il pallone. 25-27 adesso. Due minuti all'Eban che naturalmente esce per far posto a Pavani. Adesso due minuti il Siena in inferiorità numerica, 25-27. Marrocchi, Casa, Pasini,
scambio tra Nikočević e Marrocchi, adesso Pasini, ora Bargelli, ancora Marrocchi, Nikočević, Casa, Marrocchi, azione prolungata, il tiro e la parata di Gentilozzi, tiro smorzato dal muro, Gentilozzi para, adesso c'è Ladakis, palla importantissima questa per il Cingoli per rientrare in partita. Entra Rotaru che scambia con Antic, adesso anche Ferretti è entrato, Ferretti scambio con Rotaru, lungo scambio tra i due, ancora Rotaru, Ion Antic, Ferretti, la palla a Garroni, Rotaru, Antic, la rete di Ion Antic, Cingoli che si porta adesso a meno uno, 27 minuti e 30 di gioco adesso in questo istante, 26-27 al pallacoresima. Nikočević, palla molto importante questa, Pasini, Bargelli, Nikočević, Marrocchi, ancora lo scambio tra i due, Casa fermato, Bargelli e trova lo specchio, il palo lontano, Bargelli, gol importante per il Siena. Antic, il tiro di Antic è fuori, purtroppo il momento decisivo, il Cingoli ha commesso un paio di errori e adesso più due, palla in mano, ristabilita anche la parità numerica, molto molto dura, un minuto e mezzo al termine per il Cingoli. Nikočević, Casa, lo scambio con Marrocchi, Siena porta un attacco lungo, chiaramente esce Ferretti, Casa, Marrocchi, passaggio all'ala su Pasini, il passivo, Marrocchi, Nikočević, ancora palla in mano, non sappiamo quanti passaggi ancora può fare il Siena, solo che il cronometro scorre inesorabilmente, mancano solo 59 secondi, siamo entrati nell'ultimo minuto, il Cingoli è a meno 2, servirà un miracolo per raddrizzare la partita per gli uomini di mister Palazzi, ancora i passaggi cominciano a essere molti. Guggino, casa, la palla è fuori, è ancora il tocco, è ancora il passivo, ma qua non si fischia più, i passaggi sono tantissimi, ancora palla in mano e finalmente c'è lo sfondo, ma mancano 20 secondi, con due reti di vantaggio il Siena, la rete di Garroni, mancano 10 secondi, la palla è Bargelli e c'è il time out di sono scorsi almeno 4 secondi, 5 perché mancavano circa 10 secondi. '27-28 sembra di rivedere l'ennesimo film già visto con il Cingoli che sta soccombendo di uno a pochi secondi al termine. Veramente questo girone di andata molto sfortunato da parte della formazione della Santarelli.
Il cronometro è scorso sul timeout di Branko Dumnić, lì i cronometristi non l'hanno bloccato. Adesso è stato riportato indietro di qualche secondo. Ce ne sono 7. Ma il Siena conduce. E vince il Siena di 1. Come era prevedibile, con 7 secondi e il Cingoli ancora una volta perde l'incontro per una rete dopo una partita equilibrata. Primo tempo in vantaggio di 1 del Siena, secondo tempo a 3 minuti sembrava già tutto deciso con il Siena più 4, gli ultimi altri 5 minuti, poi il Cingoli è rivenuto fuori ma non è bastato. Ennesima sconfitta da parte della Santarelli in questa stagione, ennesima sconfitta di una rete. Cingoli che ancora si lecca le ferite e purtroppo in questo girone è andata, troppe le partite che hanno avuto questo triste epilogo per la squadra guidata da Sergio Palazzi. Comunque da Cingoli è tutto per questo recupero all'undicesima giornata tra Santarelli, Cingoli e Ego Siena. Vince il Siena di 1, 28-27 il punteggio finale. Gentili telespettatori, Sport Eleven, a risentirci al prossimo anno per la squadra maschile, mentre la squadra femminile terminerà gli incontri di questo 2020 sabato prossimo qui in casa ospitando la Erice Pallamano di Trapani. A tutti un arrivederci da Mirko Mazzieri e Giacomo Rasselli.